Sì, Antonello, ci troviamo a Mazzaferrara, in provincia di San Giuliano, per commentare in questa splendida cornice un gravissimo incidente. Ma vediamo subito il filmaggini. Avevo tutte le chiappe in regola per fare la ministra. Addio mondo crudele. È stato questo l'ultimo post su Facebook lasciato da Luana Sfregola, igienista dentale disoccupata, che 2 mesi scorsi aveva ottenuto un posto da ballerina di Bunga Bunga. Ma l'inattesa caduta del governo ha mandato in frantumi il suo sogno. La donna, caduta in depressione, ha quindi deciso di farla finita, lanciandosi senza paracadute dal sesto piano di questo edificio di 4 piani. Non ricorda come sono state le popole causano tremendo questo problema. Ma guardi, noi abbiamo costruito il palazzo di 4 piani, proprio per evitare che qualcuno magari si potesse buttare dal sesto. Ah, invece poi lo destino ci ha messo lo zampino, fortunatamente direi. Un tentato suicidio che non alzerebbe l'Auditel nemmeno di un punto se la ragazza non fosse atterrata su Ching Juan Ramirez, immigrato cino-peruviano clandestino e anche omosessuale. Dice di aver visto tutto, cosa ha visto veramente? C'era questo cinese che camminava come una femmina, poi dall'alto è arrivato sto puttanone come una catapulta. Come la catapulta, boom, me l'ha spraccicata a terra. Il corpo di Ching ha infatti attutito la caduta di Luana e nessuno dei due è morto sul colpo. Malauguratamente però è arrivata sul posto un'unica ambulanza. Io volevo chiamare due ambulanze, ma c'avevo poco credito per colpa della crisi e ne ho chiamate solo una. Purtroppo, appena arrivati sul luogo dell'incidente, i barellieri si sono trovati a decidere chi salvare tra una disoccupata un po' puttana e un immigrato clandestino omosessuale. Volete sapere com'è andata a finire? Provate ad indovinare. Chi è stato salvato? La giovane aspirante ballerina di Bunga Bunga o l'immigrato giallo-nero Frufru? Manda un SMS all'845 4040. In regalo la suoneria del ramarro Giuplo. Rispondi al telefono, o cadi dal balcone. Rispondi al telefono, o cadi dal balcone. Prima di lasciarvi vi do un indizio. Ah, puzza di fritto. A te la linea, Antonello.